Allora, buongiorno. Allora, oggi faremo degli ossibuchi e delle polpette. Qui ci sono tutti gli ingredienti che adopereremo. Allora, stiamo facendo il brodo. Il brodo che ci servirà per gli ossibuchi. Poi, metà di questa cipolla e aglio la metteremo per le polpette e metà la metteremo per gli ossobuchi. Poi, appena la cipolla dorerà un po', metteremo un po' di vino e faremo evaporare. Poi aggiungeremo un po' di burro, aggiungeremo gli ossobuchi impanati nella farina e poi li metteremo lì in padella, li faremo soffriggere leggermente e poi li copriremo col brodo che stiamo facendo, brodo di carne. Invece, per quanto riguarda le polpette, qui c'è la carne. Metteremo 5 uova, metteremo sale, pepe, poi metteremo un po' di prezzemolo sia nelle polpette che negli ossobuchi. E poi aggiungeremo un po' di scorza di limone negli ossobuchi. Ok, queste sono le gli ingredienti. Adesso, man mano che andiamo avanti, facciamo la ripresa. Allora, qui la cipolla e l'aglio è quasi a posto. Adesso mettiamo un po' di vino e un po' di vino lo teniamo da parte per aggiungerlo dopo. Ok, adesso facciamo evaporare. Una volta che è evaporato, togliamo la cipolla dalla pentola, la mettiamo in un piatto e facciamo con un po' di burro, facciamo rosolare un pochettino gli ossobuchi bagnati nella farina, ok? Immersi nella farina per bene. Per adesso facciamo evaporare tutto il vino. Allora, abbiamo tagliato con una forbice in tre parti, abbiamo spaccate un po' così non si arricciano poi, e poi li ho infarinati. Quindi gli ossobuchi sono infarinati, qui abbiamo messo un po' di burro, abbiamo tolto la cipolla e l'aglio, e metà poi li metteremo lì negli ossobuchi e metà li metteremo qui nel per fare le polpette. Per fare le polpette, dopo, quando metteremo tutti gli ingredienti, a parte il prezzemolo, la cipolla, l'aglio, aggiungeremo anche un po' di formaggio parmigiano e un bicchiere di latte. Poi, se ci va un po' di pan grattato, si ci mette, però poco pan grattato. Il latte serve per far venire le polpette molto molto morbide e gustose. Allora, stiamo friggendo le polpette. Mi sono dimenticato di dirvi che il bicchiere di latte si mette con del pane, con della mollica di pane, no? Si fa sciogliere la mollica di pane nel latte per bene e poi si aggiunge all'impasto, ok? Ecco, qui sono le polpette che dobbiamo friggere e queste sono quasi finite. Vengono delle polpette molto molto morbide. Intanto gli ossobuchi stanno cucinando, li abbiamo messi in questa pentola ricoperti di brodo e qui abbiamo soltanto aggiunto un gambo di sedano, ok? A tutto quello che vi avevo già detto. Adesso deve cucinare
deve cucinare per bene. Quindi il brodo, se serve ancora, se ci mette, perché devono essere coperti del brodo. Oh, questo è tutto. Allora, le nostre polpette sono pronte e sono venute veramente buone, molto morbide. Invece gli ossobuchi stanno cucinando. Ci va un bel po', eh? Quindi calcolate almeno un paio d'ore per cucinare gli ossobuchi, perché la carne è un po', insomma, non è morbida. Comunque, le due ricette sono finite. Vi saluto e buon appetito dal gruppo Cucina Nazionale Internazionale con video e ricette. Buon appetito a tutti. Allora, ai nostri ossobuchi abbiamo aggiunto soltanto un po' di pomodoro e dei piselli. Adesso facciamo terminare la cottura. E la ricetta è finita. Quindi deve evaporare un bel po' di quest'acqua, di questo brodo. Buon appetito a tutti.